Bene, ci siamo riusciti. No, ma dove sono? E perché qualcuno mi ha cambiato la skin? Benvenuto su Fortnite, ragazzo. Sì, ma dove mi avete mandato con tutta la sedia, tra l'altro? A casa di Elon Musk. Guarda bene. Cosa? È una base dei sette? Esatto, non è raggiungibile dalla tempesta. Ho schermato personalmente l'intera zona. Ok, ma quindi cosa devo fare? Non conosco questo mondo, mi guiderai da lì. Wow, sarà il tuo comandante? Più o meno. E ti fidi? Non ho alternative, purtroppo. Ah, ok, ora si spiega. Ma prima, ragazzi, mi raccomando, se vi piace questo nuovo format, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se volete, da oggi potete andare qua sotto e lasciarmi un super grazie. Ma di quello parleremo meglio a fine video. Ah, e se volete leggere una fantastica avventura sui videogiochi, vi lascio qua sotto il link del mio libro. Potremmo lavorare, per favore? Sì, un attimo, e poi lavorare, esagerata. Mi sembra che abbiamo delle missioni da fare. Ah, sì, giusto, hai ragione. Ma come fai a saperlo? Sono Scarlet Witch, so sempre tutto. Dove andiamo? Credevo sapessi sempre tutto. Spiritoso, adesso muoviti a assaggiare la mia magia. Tranquilla, tranquilla. Allora, da qua, da schermo, vedo che devi scendere a... Troppo tardi, sono già giù. Allora, prima mi chiedi le cose e poi fai come vuoi. Esatto. Ma pensa a te, rispetta il comandante. Sì, come no, attenzione, sembra esserci qualcuno. Che ne so, qua sul monitor vedo dei puntini rossi, è tutto sporco. Chi l'ha toccato, Bananita? No, idiota, quelli sono segnali per i nemici. Oh, wow, bello così. Allora, forza, adesso recupera un'arma e spara. Sì, ma dove? Sei guidare un soldato o cosa? Scusa, me lo stai anche chiedendo? Ok, ho capito, faccio da sola. Attenzione, hai un nemico davanti. Ma dai, guarda che ci vedo. Ottimo lavoro, brava, headshot. I guai sono finiti a quanto pare. Oh no, presto sparo. Perfetto, fatto. Ok, e ora? Ancora, devi dirmelo tu. Beh, inizierei a difendermi da quello. Grazie, genio. Wow, tripletta, il tuo comandante è fiero di te. Wow, quale onore, ma hai trovato la plink? No, qua le apparecchiature non sono chiare, ma che cosa state usando? Che software è? Del 95? Hai provato a zoomare? Oh, ma guarda, funziona. Mamma mia, che idiota. Ok, eccolo, forza, ascoltiamo. Vittoria! Vittoria temporanea. Beh, meglio di nulla, dai. È stato un duro scontro, ma oggi l'ordine immaginario è stato costretto a ritirarsi. Perfetto, a proposito, perché non ci ritiriamo anche noi? Così almeno riposiamo un po'. Mi sono consultata con il resto dei sette e siamo d'accordo. Festeggiare è d'obbligo. E vai, festa! Io porto la pizza. Consegna questi inviti per la festa ai capi battaglione sulla mappa. Cosa? M'ha preso per un postino? Al massimo sono io il postino. Sì, scusa, allora per il capo postino? Assurdo, da combattere Thanos a consegnare lettere. È la dura legge dei videogiochi, cara. Pensa che all'inizio dell'ultimo God of War devi raccogliere dei fiorellini. Ed è vero, ragazzi, verificate. C'è qualche nemico? No, tranquilla, è solo un puntino rosso che ti viene incontro. Appunto, è un nemico, stupido idiota. Oh, scusa, è vero, mi dimentico sempre. Comunque, complimenti, sai usare bene la spada. Sì, grazie. Mi sa che ne arriva un altro. L'ho visto, Wow, se la cavo anche con il fucile. Mi sento quasi inutile. Ma lo sei? Va bene, allora non ti dico più niente, vai avanti da sola. Certo, guarda, consegno pure un invito senza problemi. Credo che farà bene a tutti quanti staccare un po' la spina. Sì, mi ci vorrebbe anche a me. Visto che non servi? Beh, complimenti, Scarlett, sei veramente brava. Peccato che non ti sia accorta di una cosa. Di che cosa? La tempesta? Cos'era quella roba? La tempesta di Fortnite, ti avrei avvisata, ma tu hai detto che non servo a nulla. Ma che permalosone! Sì, esatto. Dai, su, dimmi dov'è il prossimo invito. Te l'ho assegnato sulla mappa, ma attenta, sembra che ti stiano sparando. Me ne sono accorta. Cavoli, calma, ragazzi. Non importa chi tu sia e nemmeno la tua bag. Se combatti per noi, allora sei dei nostri, ok? Beh, adesso vedi che abbiamo dei problemi con chi non è dei nostri. Ci sono, aspetta, ma c'è qualcuno? Sì, davanti a te, occhio. E va bene, ora ecco una stagia di Scarlet. Questi casi mi fa un po' paurina. Ok, ecco l'ultimo invito. Importante che tutti noi, compresi i sette, ricordiamo per cosa stiamo combattendo. Giusto, e per cosa? Per l'isola, per la realtà stessa. Ma soprattutto per voi. Oh, bene, sono veramente contento. Oh, ma guarda, Bananita ha ribaltato un pullman. Le lezioni di guida proseguono alla grande, direi. La festa è stata eccezionale. Ti hanno detto che ripulire tutto è compito tuo, vero? Cosa? L'hanno già fatta e non mi hanno invitato. Cioè, posso aiutarti? Un po'. Dovrei solo ripercorrere la festa per schiarirmi le idee. Ah, bravo, abbiamo fatto la baldoria, eh? Cosa? Dobbiamo seriamente ripulire? Sembrerebbe di sì. Guarda che sono Scarlet Witch, non Scarlet Sweeper. Ah, carina questa. Comunque, in ogni caso, dobbiamo ripulire. E sembra sia tutto in piena tempesta. Che scherzate?
sbaglio? Assolutamente no, sono serissimo, almeno per una volta. Queste cose mi mandano in bestia. Non lascia stare, sono sentinelle dei sette dei nostri alleati. Non mi interessa. E poi sono anche forti. Cosa fai? L'avevo detto io. E va bene, questa volta pulirò. Brava, mi sembra un'ottima idea. Ecco qui il primo. Cosa? Ma come hanno potuto? Rovinare l'ambiente? Sì, a parte quello, hanno lasciato delle fette di pizza. Le vuoi mangiare per caso? Beh, no, grazie. Immaginavo, eccone un'altra. Ieri sera ero un po' troppo allegro. Ricordo chiaramente di essermi vantato con immagine di... di tutti i segreti che conosco sullo I. Ottimo, bella mossa, genio. Non è strano che fosse tanto interessata al funzionamento del loro sistema dati. Sì, non mi piace la cosa. Mi rispondo da solo, sì, parecchio. Veramente ti avevo risposto, però sei tu che non mi senti. Uff, io intanto vado avanti a pulire qui. Brava, brava. Altra anche qui. Un'altra ancora. Provata di nuovo. Credo che... immagine mi abbia detto una cosa importante ieri sera, ma cosa? Dai su, pensa, pensa! No, aia, basta pensare, pensare fa male. La beata ignoranza è meglio quella. No, non mi sembra proprio il caso di rimanere ignoranti. Allora, realmente andiamo avanti o qui non finiamo più, alta distrutta. Già, hai ragione, per finire qua si dovrebbe bruciare tutto. Ottima idea. Cosa? Ciao, brucia, e sono sette. Oh no, è pazzita di nuovo. Anche tu, e sono otto. Ci sono. Immagine ha detto di essere stufa di non conoscere la sua identità. Ah, quindi non è la sua vera identità. Beh, forse dovevo immaginarlo che non si chiamasse davvero Immagine. E ogni volta che cerca risposte è come se qualcuno fosse un passo avanti a lei. Beh, basta farne due avanti e sei a posto, no? E poi ho detto una cosa che, beh, pensavo fosse una battuta divertente, ma riflettendoci meglio. Non voglio sapere, questo è un canale per ragazzi. La voglia di pensarci mi è passata... del tutto. Esatto, meglio star zitti. Allora, di certo saprai che ho installato un ripetitore personale con paradigma. Oh, ma guarda, stavamo parlando proprio di te. Origine pensa che sia una traditrice perché sarebbe evasa dalla prigione da cui lui stesso non è riuscito a scappare. Ma perché Fondazione non viene mai interpellato su ste cose? Strano. È convinto che l'abbiano aiutata, ma non ha nessuna prova. Le solite fissazioni degli anziani. Peccato che la maggior parte delle volte abbiano anche ragione. E anche se avesse delle prove, io credo che la gente possa cambiare. Io devo... io voglio crederlo. Sì, però calma, eh. Paradigma mi ha ordinato di attendere informazioni importanti. Dopodiché, l'ordine immaginario mi ha intercettata. Sospetta sta roba. Aiutami a distruggere i loro disturbatori. Voglio sentire cosa voleva dire. E va bene, aiutiamo sta pazza. Sono tutti nella tempesta, immagino, vero? Ok, fermati un attimo, un secondo dove sei. Devo pensare a cosa fare. Allora, dai, fatti venire in mente qualcosa. Fatti venire in mente qui. Ops, ho pensato troppo. Beh, lo hai trovato, ecco qui. Ok, perfetto, vediamo. Il secondo dovrebbe essere sulla montagna vicino a Trucciolandia. Perfetto, ci sono. Attento, c'è un nemico, spara! Subito, da, oh no! Io! Cavoli, non aveva tenuto conto del rinculo. Tu l'hai fatto apposta. Cosa, io? Ma sei tu a sparare? No, tu l'hai detto. Sì, ma perché ti stavano attaccando? Vabbè, lascia perdere, prendi l'ultimo. Preso. Forse credi che sia ingenua a vedere del buono in paradigma. Un po' sì. In realtà... io non ricordo assolutamente nulla del mio passato. Povera, però adesso mi dispiace. Ma credo in ciò che i sette stanno facendo. E io sono qui, non è così? Certo, tranquilla, saremo con te. Ok, ora andiamo avanti. Ehi, grazie della chiacchierata. Non mi era mai capitato di aprirmi così, prima d'ora. Ma ti pare? Sento di potermi fidare di te. Perciò grazie per essermi accanto. Grazie a te, cara. Ora, decifriamo la trasmissione. Certo, fai pure. Aspetta, fammi fare fuori questo qui. Oh, ottimo lavoro, ma pensiamo alla Plink. Sì, tranquillo, ci sono arrivata, il tuo prezioso Plink. You helped the imagined contact the paradigm. Ecco, te pareva, si è rotto di nuovo il traduttore automatico. That being said, I've listened to the paradigm's message. If she really has detected energy fluctuations with that signature... ma non possono usare Translate su Google? I need you to pick up a sensor backpack and go to Loot Lake. Confirm, or hopefully... refute her findings. Dobbiamo trovare uno zaino a sensori, in pratica. Ok, penso sia questo. Esattamente. Vediamo, sembra tipo un metal detector. Magari troviamo dell'oro. Ti piacerebbe? Aspetta, qui sembra forse più forte. Hai ragione. Oh, ecco la scia. Oh, non è troppo tardi. No, io. Lo sapevo, proprio quando eravamo a un passo. La mia sfortuna non ha limite. Ok, zaino recuperato, di nuovo. Perfetto, andiamo dritti dove c'era il picco. Che era? Qui, genio. Oh, giusto, giusto. E meno male che è anche davanti il monitor. Ora analizzo. The scientist in here. Now we're in trouble. Big trouble.
trouble. Mi sembra di aver capito che non sia un buon segno, eh? No, tutt'altro. Bene, missioni finite. Ottimo. Che è sta risata malvagia? C'è un'interferenza con Thanos? No, sono io ovviamente. Wanda, che ti prende? Non sono più Wanda, sono Scarlet Witch. Wanda, devi fermare Wanda o sarà il caos. E come faccio? Non ho neanche il joypad. Devo chiamare un esorcista? Direi di no, fai quello che ti riesce meglio. Cioè? Perdi. Oh, ottima idea. Scarly, che ne dici di andare in un posto dove c'è caos a non finire? Oh, certo, ottima idea. Perfetto, te lo lascio sulla mappa. Perfetto, tu concentrati solo esclusivamente sui nemici col punto esclamativo, mi raccomando. Certo, ovvio, su chi altri se no c'è. Grande, hai eliminato il boss. Cassi, ora distruggerò tutti. O magari qualcun altro distruggerà te. Cosa? Questo non è il punto esclamativo, no! E vai, grande, sono un fenomeno. Aspetta, e ma come esco da qui? Bella ragazzi, sono in una roba dei 7, ma non so come uscire. Vabbè, io spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like e iscrivetevi al canale se ne vorrete altri così. E inoltre, da oggi, come vi dicevo all'inizio del video, potrete supportarmi con una minima donazione che io vi lascio lì. Non dovete farlo per forza, è solo se volete. Praticamente qua sotto, cliccando su super grazie, che è un cuore con un dollaro in mezzo, potrete appunto farmi una donazione. Ripeto, liberissimi, se non volete, niente. È solo per informarvi della cosa. Ovviamente se lo farete riceverete anche un super grazie da me dopo i video. Quello mi sembrava ovvio. Bene, il video di oggi finisce qui. Io spero con tutto il cuore davvero che vi sia piaciuto, anche perché sto morendo di caldo. E noi ci vediamo domenica con un altro video tutto nuovo e bella. Bene, e adesso come esco? Strange, dove sei? Non risponde. Fantastico.